Ciao, la disistima uccide la seduzione. Uno dei principali veleni che ammazzano le tue capacità di sedurre, le tue capacità di coinvolgere, è la disistima. La disistima è come dire, il non plus ultra per non sedurre nessuno. Perché se tu non stimi te stesso o te stessa, ti autoprescriverai il sintomo, quello di non meritare l'amore, perché se sei una merda, se pensi di essere una merda, se pensi di non valere niente, automaticamente penserai di non meritarti l'amore. Anzi, andrai a cercarti proprio quelle relazioni in che non riuscirai a portare a buon fine, cioè che non riuscirai a coinvolgere quella persona e che ti nutrirai proprio quindi del fallimento. E quindi se tu fallisci, vai a conclamare l'idea che sei una merda, per conclamare l'idea che non vale nulla, per conclamare l'idea che non ti meriti niente, quindi la tua parte logica soffrirà come una bestia e la tua parte emotiva si inorgoglirà, diciamo così, di vettovaglie emozionali a tutt'andare. Come dire, la parte logica sta a stecchetto, fa la fame, la parte emotiva fa banchetti. Peccato che appunto questi banchetti non piacciono alla parte logico-razionale che soffre, con la quale ti identifichi. Per cui, se vuoi imparare a sedurre, prima cosa devi abbattere la tua disistima. Quello è il punto di partenza. Altrimenti è come sperare di, che ne so, studiare tutte le tecniche per remare nel modo migliore, poi tirare una barca con un buco tanto. L'acqua entra, affonderai. Non serve un cazzo che tu sappia remare bene, affondi comunque. E lo stesso discorso, non importa che tu conosca le tecniche della seduzione se non hai imparato ad abbassare, ad abbattere la disistima che hai in te stesso, e quello è il punto di partenza. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Quindi ti esorto a iscriverti al canale e mi raccomando, fai iscrivere i tuoi amici. Ciao!